Facciamo una chiacchierata con Fabrizio Caffarella che nel fuori onda, quando io gli ho detto, ma tu quindi sei un tecnico alimentare, lui mi ha detto, attenzione, io mi occupo di rischio biologico. Quindi la prima domanda che faccio a Fabrizio è, spiegami che lavoro fai? Come stai? Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Ti vedo bene. Bene, beh, sì, tutto sommato, non ci possiamo lamentare. Allora, io sono un consulente, nasco come tecnologo alimentare, quindi mi sono sempre occupato inizialmente di alimenti, di igiene degli alimenti, di procedure igieniche degli alimenti. E poi il passo è stato breve perché mi sono iniziato a occupare di sicurezza sui luoghi di lavoro. E in particolare di rischio biologico, quindi di contaminazioni e rischi vari, come in questo periodo, Ok, ecco, diciamo. come in questo periodo purtroppo. Quindi parti dall'HACCP per arrivare poi a mille altre cose, no? Sono partito Ecco. all'HACCP nel 2010, poi mi sono specializzato in una consulenza più globale che inglobasse sia la parte alimentare che poi la sicurezza generale dell'azienda. Ecco, spiegami una cosa. Tu, per esempio, entri in una cucina di un ristorante. Facciamo proprio un esempio. Cosa vai a guardare? Apri il frigo, controlli, questo non è tracciato. Cosa fai? Come ti muovi? Hai fatto un buon esempio. Io ho impostato il mio lavoro in modo un po' abbastanza semplice ed efficace. Io non dico ai miei clienti quando vado e dove vado. Quindi di fatto io faccio visite sempre a sorpresa perché io simulo il peggior controllare il peggior nemico. Sono sempre il Ok, peggior giusto. nemico. Ed è una buona cosa. Entro e vado a controllare, diciamo, tutta una serie di cose. Controllo sia la parte documentale, cioè se loro hanno. Sono attenuti a scrivere tutta una serie di cose che vanno inserite all'interno dei luoghi di lavoro, sia HACCP che di sicurezza. E poi entro nelle cucine e vado a ispezionare sia come mantengono l'igiene dell'alimento che della cucina e come opera il personale, soprattutto, perché è una cosa molto importante. Ok. Quindi ti odieranno in quel momento, però tutto sommato poi apprezzano, apprezzano. Questa è la cosa importante. Diciamo che questo è un lavoro molto particolare perché non sempre viene capito, cioè a volte veramente l'imprenditore in particolare che per me è incomprensibile mi vede a volte come quasi una persona nemica perché poi io in Un realtà fastidio, certo. sì, io scrivo un report che poi gli faccio controfirmare su tutto quello che non andava bene e a volte si sentono colpiti perché loro pensano di essere, non dico perfetti, ma ben sistemati, magari hanno una loro ottica, una loro visione che magari non corrisponde a quello che è la normativa e la buona prassi igienica. Senti, ma questa la facciamo sottovoce domanda, ma sei uno di quelli che va con la forchetta anche ad assaggiare? Non certo perché hai fame, però cioè, per controllare se l'alimento è in buono stato di conservazione, ci vai anche con la forchetta. Oh, sono un'ottima forchetta e poi io come. E poi devo dire anche una cosa, un piccolo svelo, una piccola cosa, una cosa personale. Io a me e ai miei collaboratori dico sempre di andare a consumare dai nostri clienti, perché ti accorgi di alcune cose anche quando sei a tavola. Certo. E quindi io spesso vado a mangiare come cliente, assolutamente, dei miei clienti, lo fanno anche le mie collaboratrici. Io di più perché io mangio di più. Senti, ho visto tra l'altro che nel tuo curriculum ci sono delle bellissime aziende, delle aziende molto importanti. Non le voglio nominare io perché non mi sembra corretto, però se puoi fare qualche nome, magari facciamo qualche esempio concreto, no? Bah, sì, io posso fare alcuni nomi, diciamo, più conosciuti ai più. Io sono consulente da 8 anni del MAS, Mercato Agroalimentare Siciliano. Sono consulente unico di tutta la struttura e responsabile delle procedure igienico-sanitarie al mercato ittico all'ingrosso. Ok. Poi annovero altre aziende importanti, per esempio. Io sono consulente di quella catena famosa chiamata KFC, che è un po' Certo. del pollo fritto, non so che Pollo, il sia pollo, ora certo. iniziando a conoscere, ma è un'azienda molto importante.
americana, stile McDonald's, per chi non la conoscesse. Ecco. Sì, no, la conosce. Anche io sono una buona forchetta, e ho anche delle buone mani per le cose che non si mangiano con la forchetta, quindi la conosco benissimo. Ecco, fermiamoci a queste, che non ce ne vogliano gli altri, però insomma abbiamo già rappresentato. Per esempio il MAS, il mercato dove ci sta la frutta, l'ortofrutta, eccetera, sta viaggiando a pieno regime oppure ci sono delle defiance anche per loro in questo momento? Come funziona lì? Allora, parliamo di periodo di coronavirus, naturalmente. Periodo di coronavirus. Allora, intanto dividiamo. In MAS ci sono l'ittico e l'ortofrutticolo, okay, che stanno vivendo due situazioni un po' diverse, anche se entrambi in difficoltà. Mi spiego meglio. Allora, per quanto riguarda il prodotto ortofrutticolo, l'agricoltura va a pieno regime. Ciò che un po' sta colpendo è il fatto che il mercato ancora da noi vive molto di ambulante. Sì, sì. E adesso la norma della Regione Sicilia prevede che l'ambulante non si possa spostare all'interno, fuori dal proprio comune di pertinenza. Quindi loro che vivono questo mercato così del cash, io lo chiamo così, mercato del cash, perché con un supermercato vendi tanto, ma i soldi li vedi poi, e a prezzi bassi. Loro invece preferiscono il piccolo cliente, magari però costante, che porta appunto il cash. Ecco, questo gli ha causato un grosso danno dal punto di vista economico per quanto riguarda l'ortofrutticolo. L'ittico ha un problema diverso invece. Infatti l'ittico, metà del mercato è chiuso, cioè metà delle aziende del mercato non è chiuso. Certo, perché lì andiamo sui ristoranti proprio, che sono completamente chiusi. Allora, loro stanno soffrendo, ovviamente tutti, la ristorazione di pesce che ha chiuso, e quindi già per loro una perdita enorme. Inoltre anche i pescherecci escono di rado con più difficoltà, sono spesso bloccate nelle proprie attività. Di conseguenza l'ittico sta vivendo un periodo drammatico, chi sta lavorando come, diciamo, subendo meno le perdite, sono coloro i quali puntavano molto sul prodotto congelato e vendevano, per esempio, alla ristorazione, ai supermercati, alla grande distribuzione. Wow. E senti, invece, dal punto di vista dell'azienda, è americana, no? La KFC, pollo, eccetera. Magari in un primo momento c'è stata solo la chiusa, però l'azienda non ha sofferto, ma adesso anche in America, insomma, non se la passano bene. Quindi, che notizie arrivano dall'America? Che arrivano notizie che KFC sta perdendo tutto il mondo, perché KFC è tipico appunto delle zone sviluppate. Poi, se ci fate caso, almeno dai numeri che ci dicono e che abbiamo, perché poi questo virus pare che stia colpendo proprio le zone veramente industrializzate e più economicamente più sviluppate. Poi io non sono sicuro che sia così, però questo è un discorso che facciamo tra di noi. Ecco, però il discorso è che dove loro sono presenti ci sono state chiusure, sostanzialmente, e quindi sono chiusi in tutto il mondo, stanno perdendo enormi flussi di denaro, enormi si intende enormi, perché queste aziende americane non lavorano come lavorano gli italiani. Quello che io ho visto lì, non ho mai visto, io ho una buona esperienza, seguo circa 300 aziende. Quanti anni hai? 34. Wow. A me piace questo lavoro, che io adoro, penso si vede anche dal mio tono, perché io ho a che fare con tutto, dalle industrie. Io sono stato anche consulente della Ionia Caffè, per esempio, no? Per diversi anni, dalle industrie all'ambulante, al supermercato, al minimarket, al ristorante, ai paninari. Quindi certo. Ho una panoramica completa, ma anche strutture sanitarie come case di riposo, RSA, quindi ho una panoramica ben ampia, ma quello che io abbastanza in KFC io non l'ho mai visto da nessuna parte, perché loro hanno un regime di controllo dove io il mio lavoro non dico che diventi superfluo, anzi. Allora, quando io vado a fare un'ispezione non trovo niente che non vada in KFC. Semmai è che mi richiedono un lavoro enorme di altissimo livello, perché
bisogna scrivere delle procedure veramente dettagliate. Ecco, ben precise, sì. Sono personale tantissimo. Adesso non parlo più con il consulente, ma parlo con lo studioso. Magari ti sarai fatto anche un'idea sul coronavirus nei termini di trasmissibilità. Come ci si rapporta col cibo? Perché c'è un po' di paura, no? Ad approcciare, cioè, quando mi danno la pizza da asporto, oppure quando mi danno il pane al panificio, un po' mi viene in mente che se il panettiere prende il panino, lo mette nel sacchetto, mi può passare il virus. Come funziona per gli alimenti? Hai fatto una domanda fantastica e ti ringrazio. Grazie. Allora, ti devo dire uno scoop in anteprima assoluta, veramente. Vai. Ho finito di elaborare ieri, anche se in realtà ancora sto modificando queste cose, un documento che io sto facendo adottare alle aziende che lo vorranno, che è proprio un documento specifico che coniuga la sicurezza del posto di lavoro e la sicurezza alimentare in tema coronavirus. Ok. Ecco, purtroppo la tua paura è fondata. Allora, mi spiego. Non ci sono delle dimostrazioni, perché sul coronavirus tante cose non si sanno, che si possa prendere quell'alimento. Però io vi faccio un ragionamento è semplice. Il coronavirus si ammazza con una temperatura di 65-70 gradi al cuore dell'alimento. Quindi un prodotto poco, non ha problemi. Ok. Il problema si pone in due casi. Numero uno, prodotto che va consumato crudo. E non, quando io dico crudo, so per esperienza che si pensa al sushi, ma crudo è il pomodoro, crudo sono le fragole, crude sono tutti quegli alimenti che noi non dobbiamo sottoporre a cottura che mangiamo, la lattuga. Certo, quindi, cioè, ecco, per esempio io ieri ho mangiato insalata di pomodoro, quindi fammi capire dove si arriva. Perfetto, allora... È probabile, ma su questo non ci sono evidenze scientifiche e non sarò certo io a darle, che non è la trasmissione dal punto di vista di ingestione. Quindi se io ingerisco il coronavirus pare che non si prenda, perché gli acidi pare che non è un buon effetto. Il punto è che se c'è una superficie contaminata e io mi metto le mani in bocca, la trasmissione avviene attraverso le mani con i nostri apparati gengivali, o peggio ancora, con una cosa che spesso noi non notiamo, ma ci mettiamo troppe volte le mani in faccia e negli occhi. Ecco, una superficie sanificata spesso entra per via oculare il coronavirus. Anzi, ti dico la verità. Quando sto a casa, sono tranquillo, vado a fare la spesa, metto i guanti, apro il portoncino. Nel momento in cui tocco qualsiasi cosa di esterno, il mio cervello, la mia mente malata, mi fa venire il prurito agli occhi, al naso e alla bocca. E mi viene di grattare, sicuramente sarà un riflesso incondizionato, però lì si annida il pericolo, perché la mia mente sa, non ti grattare, mi viene il prurito. E quindi, insomma, c'è un pericolo. Infatti, per esempio... Io sono uno che si igiene, ma non me ne sono fatto una malattia, perché sennò non potrei vivere di tutte le cose che poi si vanno a studiare. Ecco, se c'è una cosa su cui sono attento, faccio un esempio brevissimo, però penso che potrà essere utile per tutti. Sono andato alla posta venerdì. Vado alla posta e praticamente loro avevano lo schermo di protezione. Io avevo fastidio e mi sono tolto la mascherina. Il dipendente mi rimprovera e mi dice: no, lei deve avere rispetto, si metta la mascherina. Io faccio ciò che mi dice, mi metto la mascherina. Dopodiché il dipendente mi dà la sua penna. Capito. E allora io gli ho detto: no, scusi, allora è lei che non ha rispetto di me. La penna ce l'ho già io nel taschino. Perché se io prendo una penna che hanno toccato centinaia di persone, quello è un rischio veramente importante. Spesso sul contatto, sul respiro si riesce ad avere distanza, è il contatto che ci frega. Già. Senti, avrei milioni di domande da farti, però insomma tutte non le possiamo fare perché abbiamo un tempo per questa intervista.
come pensi che ripartirà tutta l'economia, ovviamente con i tempi rispettati? Quando pensi che si arriverà a pieno regime, per esempio con i mercati? Ci si arriverà nel breve, nel medio? Allora, io ti devo fare una premessa, visto che questa è una intervista più che lavorativa, diciamo, personale. Sì, no? Assolutamente, certo. Io sono una persona, chi mi conosce lo sa, sempre allegra, sorridente e ottimista, sempre. Di mia natura sono nato così. Devo dire che purtroppo questa volta non lo posso essere, per nessun motivo. Faccio due brevi premesse che sicuramente chi ci ascolterà, compreso te, magari pongo dei punti di riflessione. Allora, partiamo dal fatto, quando finirà? Finirà quando ci sarà un vaccino. Punto. Certo, certo, certo. Ok? Ma ovviamente l'economia ripartirà prima, cioè le attività ripartiranno prima. Per ripartire, siccome già ho studiato i protocolli e le linee guida di sicurezza che ha emanato il Ministero, e ripeto, poi ho elaborato questo documento che serve per le aziende in fase di riapertura. I costi saranno enormi. Mi spiego. Primo, il problema principale è che le attività dove ci saranno assembramenti, quindi il bar, la ristorazione, sarà l'ultima delle ultime ad aprile, e io questo do una mia prospettiva. Secondo me non sarà prima del 30 giugno, però vediamo, speriamo. Anche perché poi si deve ripartire ridimensionando i posti a sedere, quindi coperti, quindi di conseguenza il fatturato, è tutto veramente molto molto complicato. Il distanziamento deve essere un superiore al metro, circa un metro e mezzo, e si perdono circa il 65% dei posti. Cioè, se tu facevi 300 coperti ne farai 100, se tu ne facevi 50 ne fai 15. Già. Ma i costi aumentano, quindi non solo tu hai meno persone che entrano, ma hai molti più costi di gestione, perché devi assicurare questi dispositivi di protezione individuale, le mascherine, i guanti, e che poi dipende, io i guanti sconsiglio di utilizzarli in cucina perché mi sembrano di eliminarti il rischio, quando invece preferisco che si lavino spesso le mani, perché il guanto ti dà una falsa sicurezza che io non tollero. Io preferisco che chi stia alla cassa abbia i guanti e li cambi spesso, piuttosto che chi sta in cucina si deve lavare le mani sempre abbondantemente, che ricordo a tutti il metodo migliore per debellare, assolutamente. Ma proprio abbondante con l'acqua, non neanche utilizzando il gel, ma perché il lavaggio, il chilavaggio porta con sé, come quando io sciacquo la lattuga, porta con sé la terra, il lavaggio porta con sé. Quindi. Quindi per, dicevo, perché questa considerazione è nefasta? Perché appunto i locali avranno questa enorme riduzione di persone all'interno, ma i costi saranno uguali. Io posso magari incidere sul numero dei dipendenti, ma non posso incidere sui costi della luce, sulle sanificazioni, sui dispositivi di protezione individuale, sugli affitti. Certo. Quindi ci sarà sicuramente un aumento di prezzo, per cui già la gente in questo periodo, dove verrà da una lunga crisi economica, non so quanto sarà contenta. Non avrà la disponibilità e la possibilità di andare ogni sera in pizzeria o al ristorante. Sono onestamente la vedo brutta. E poi, Fabrizio. Sì. No, vai, completa. Ok, e poi volevo dire che in ogni caso, a parte tutto questo distanziamento, c'è sempre la gente che prima che si riadeguerà a uscire, comunque avrà bisogno di tempo, quindi un paio di mesi. Ecco perché la situazione io la vedo molto, molto, molto delicata. Sì. Purtroppo mi trovi d'accordo. Fabrizio Caffarella, grazie per la chiacchierata. Occhio al pomodoro, da domani si lava ancora meglio, e guai a mettere le mani in bocca quando si toccano alimenti, perché a quanto pare, insomma, non è poi così semplice gestire questo coronavirus. Io ti ringrazio, ti auguro in bocca al lupo e buon lavoro, e ci risentiamo presto. Grazie, buona giornata.